giugno 2012. Altro ospite in studio, il presidente Salvo Di Giorgio della Costa Verde Volley. Intanto complimenti, complimenti per tutti, perché è stato un anno molto ma molto positivo per la squadra. Avete sofferto tantissimo, poi i sogni così si sono infranti a Potenza, ma il cammino della squadra è stato eccezionale. E la prima domanda che ti faccio: vi aspettavate una conclusione di campionato come quella che avete portato avanti? Innanzitutto buongiorno a tutti. E non ce l'aspettavamo di raggiungere i playoff, non era un obiettivo programmato. Dall'altro lato c'è di vero che fin dall'inizio del campionato, un campionato, mi piace ricordarlo, di B2 nazionale, che Sicilia, Calabria, Campania, abbastanza impegnativo, dove non siamo mai scesi fin dall'inizio al di sotto della quarta posizione, eravamo sempre nel giro playoff, e alla fine, una volta arrivati al terzo posto con la stagione regolare, ci avevamo, come dire, partecipare, e uno partecipa sempre con lo spirito di vincere, almeno nello sport pulito, nello sport dove prevalgono determinati valori, uno partecipa sempre per vincere, di farlo nel migliore dei modi. E abbiamo superato la prima fase, siamo andati alla bella con il Potenza, una squadra abbastanza forte, anche se poi ha perso in finale. Praticamente nel girone meridionale Cefalù è stata rappresentata come la terza migliore squadra diciamo di tutta l'Italia meridionale, e penso che sia una soddisfazione per il gruppo dirigenti, per gli allenatori, per le ragazze che, nonostante il numero, diciamo una squadra, un organico non completo, ci hanno creduto, e per Cefalù e per i tifosi cefaludesi. Ecco Salvo, sicuramente quando si ottengono determinati risultati ci sono quelle variabili, quelle che noi chiamiamo variabili, che poi diventano le componenti del percorso della squadra, che vi hanno portato a questo risultato. Quali condizioni si sono create? Oltre all'allenatore, che noi salutiamo perché è stato veramente, è il terzo anno che qua ci veramente fa lui, sta una persona che negli molto anni bene. Scusami se ti interrompo, ma voglio dire anche tutto l'intero staff tecnico, dal nostro Marco Sabatino, che quest'anno si è espresso proprio, ha dato un notevole apporto al preparatore atletico, e vorrei anche ringraziare l'ultimo che si è unito al gruppo, che per noi è importante, di cui deficitavamo, è il discorso dello scoutman, che a certi livelli è fondamentale, ci siamo accorti che è fondamentale. Ecco, un risultato è un punto di arrivo, ma nello stesso tempo un punto di partenza, perché una squadra che arriva ai playoff, che perde a Potenza i suoi sogni, quindi praticamente già vi consente di pensare al prossimo anno. Io non voglio dei particolari per il prossimo anno, perché ancora la situazione è molto prematura, ma così, tra di voi, anche sulle ali dell'entusiasmo, vi siete detti qualche cosa? Che cosa? E allora, intanto ringraziamo il Costa Verde, che sempre il main sponsor, sponsor insieme agli altri, sostanzialmente, che ci hanno sostenuto da diversi anni per quanto riguarda diciamo il poter effettuare questi campionati a questi livelli. E cosa ci siamo detti? Innanzitutto, noi dopo diciamo 10 anni di pallavolo a un certo livello, la prima cosa che ci siamo detti è ci siamo guardati e vedere dove sono i nostri punti critici e dove dobbiamo migliorare. Sicuramente l'assetto societario va migliorato, e questo è uno dei primi aspetti, anche perché essendo in odore di ripescaggio, il che significa
andare in B1 è una situazione ancora un pochettino più, come dire, organizzativamente più impegnativa. Bisogna stare bene attenti a cosa si fa e non fare il passo più lungo della gamba, sostanzialmente. Male che vada, faremo una B2. Come giustamente hai detto tu, una squadra che arriva a fare i playoff in un anno deve avere delle aspirazioni per il prossimo anno di un certo tipo. E uno, ripeto, l'aspetto societario, vedere di sistemarlo meglio. Secondo, stiamo lavorando a un progetto già dallo scorso anno di una grossa polisportiva, dove includere praticamente anche altri soggetti, altri sport, in modo da poter dare quel senso di, come dire, di importanza e di peso sia per Cefalù, comprendendo anche, allargando e aprendo tanti altri sport, magari non visibili in questo momento, ma allo stesso tempo importanti per la città di Cefalù stessa. E poi, in attesa del ripescaggio o non, l'idea è quella, così, per grossi limiti, per grosse linee, di riconfermare la squadra dello scorso anno, perché ha fatto bene, un ottimo gruppo, ragazze eccezionali davvero, che hanno davvero legato, e forse questo è stato il segreto, quello che dicevi tu poco fa, che ha portato a questi successi. E poi uno o due innesti, un paio di innesti per completare l'organico. Ecco, Salvo, le immagini scorrono. Bella questa. Il fatto di poter giocare al nuovo palazzetto dello sport. Ecco, il significato proprio. Il fondamentale, è stato praticamente la chiave di volta, cioè la svolta che praticamente dal febbraio dello scorso anno ci ha visti protagonisti, non voglio parlare di Cefalù, ma parlo di Palermo, della provincia di Palermo e della Sicilia tutta. Il fatto di essere arrivati terzi in graduatoria in Italia meridionale per un campionato di B2 non è una cosa da poco, assolutamente. Assolutamente. Quindi forse sia per la provincia, perché l'unica realtà che è emersa da questo punto di vista in Sicilia è in provincia di Palermo e Cefalù, a parte il Marsala che è salito in A2, voglio dire, ma è un'altra realtà un po' più grande e distante da noi. Anche per la prima città di proprio abbiamo voluto sintetizzare stamane questa intervista. Prima di lasciarci, ecco, una cosa che proprio desideri cancellare da questo campionato che si è concluso da poco, e invece un aspetto che desideri sottolineare. Cosa che vorrei cancellare, che mi è rimasta un po' così, il 17 agosto dell'anno scorso, quando avevamo confermato un po' tutti e poi all'ultimo abbiamo perso due atlete fondamentali. Ma in quel giorno è stato un giorno non felice e non bello da questo punto di vista, però alla fine, visto i risultati, visto le situazioni come si sono evolute, sostanzialmente siamo ben contenti che quel 17 agosto dell'anno scorso sia andato in quel modo. Allora, io adesso ti saluto, però siccome la signora è in ascolto, so che vai di fretta perché hai a pranzo un momento conviviale. E ti saluto in un modo, non mangiare troppo. Purtroppo dobbiamo metterci a regime, come si sa, a regime. Non fare come mia mamma che dice sempre: da domani mangerò di meno. Da lunedì. Salvo, io ti ringrazio, avremo modo di riascoltarti, avremo modo proprio di riparlare. Con vero piacere. Di questa della squadra, di quello che penserete per il prossimo anno. Del resto dobbiamo dire che nel quadro amministrativo sicuramente è cambiata la situazione, e sia il sindaco e sia l'assessore allo sport, per come spesso abbiamo sentito parlare, saranno vicino a voi per capire l'importanza di una squadra a quel livello, e non solamente per quanto riguarda il volley, ma per quanto riguarda tutte le attività sportive che si portano a Cefalù avanti, perché coinvolgono tantissimi ragazzi, e anche là c'è un aspetto che va al di là dell'aspetto sportivo in sé stesso. Io mi auguro davvero
spero che l'amministrazione sia presente, che l'assessore ha detto al ramo allo sport. Sia in grado di poter seguire e seguirci da questo punto di vista, sia per entusiasmo e sia per il lavoro che c'è da fare, ma non soprattutto per la prima squadra, ma anche per tutti i settori giovanili, per le problematiche della palestra della scuola media, che sono state un po' così accantonate e messe da parte, ma che realmente ci sono. E questo, come ben sai, dal 14 e 15 settembre li rimettiamo di nuovo in pista, perché ci sono state, ci saranno, e li viviamo in continuazione ogni anno, ma soprattutto per i ragazzi che fanno il mini volley, sia maschile che femminile. Dico, questo è un fatto importantissimo per noi che viviamo a Cefalù e per i nostri ragazzi, ecco, da questo punto di vista. Salvo, io ti ringrazio, grazie per essere venuto, perché appunto gli impegni stamane ti avrebbero potuto portare altrove. Ci hai fatto ascoltare quello che desideravamo appunto ascoltare, proprio l'entusiasmo che ci lascia e l'entusiasmo maggiore col quale affronterete la prossima stagione. Speriamo bene. Grazie Presidente Salvo Di Giorgio. Voltiamo subito, passiamo ad un'altra pagina bellissima per me, senza nulla togliere agli altri ospiti che ho avuto in studio, ma adesso parliamo di talenti teatrali al Palmeri. Lo scientifico Niccolò Palmeri nel tempo ci ha abituato. Io ho due cari colleghi stamane, il dirigente Fausto Clemente, la professoressa Carmen Nencera, i due ragazzi con i quali mi sono subito complimentato, Federica La Placa e Dario Pagano, che rappresentano tutto il gruppo del laboratorio teatrale, non solo la scuola del dire, ma anche la scuola del fare. Il Niccolò Palmeri ci ha abituato a queste attività che si rivolgono soprattutto al sociale, a quello che facciamo fuori dagli spazi abituali che è l'aula della scuola, a tutto quello che il Niccolò Palmeri ha prodotto, produce e continuerà a produrre. Bravi ragazzi, bravi anche coloro i quali vi seguono, bravo il capo d'istituto, lo posso dire perché ho una grandissima stima del professore Fausto Clemente. Fausto, la prima domanda è a te, proprio la presentazione iniziale, perché per chi come me vi segue e vi ha seguito da sempre, il laboratorio teatrale è un fatto di ordinaria amministrazione, ma arrivare a questo livello diventa un fatto. Io preferirei che di questo parlassero naturalmente il tutor di questo laboratorio, che è iniziato 13 anni fa. E devo dire che Carmen Cera ha seguito questo laboratorio fin dal principio, e quindi chi meglio di lei può parlare, va bene, di quanto abbiamo fatto in questi anni e di quanto è accaduto. Tu stesso dicevi che è stato seguito perché ci siamo sempre incontrati, oltre che in altre occasioni, nella manifestazione di Pollina, e quindi lì abbiamo confrontato le nostre idee su che cosa significa fare scuola e fare scuola facendo teatro. Io credo di avere dato il mio contributo soltanto perché credo profondamente nella funzione del teatro, della musica e di altre attività che possono non solo riempire bene il curriculum, cioè integrarlo, ma dare forse un'anima diversa a tutto quanto facciamo, aprire le finestre verso un mondo che altrimenti resterebbe chiuso all'interno di percorsi curricolari che possono anche, in un mondo così fluido e in una realtà così variabile come quella in cui viviamo, diventare veramente asfittici. Quindi io sono molto contento di questi risultati, li considero naturalmente come un esito, non li considero come una meta. Non abbiamo mai fatto teatro perché dovessimo vincere dei premi, abbiamo sempre fatto teatro perché crediamo nel percorso, non tanto nel risultato. Che poi il risultato arrivi è un conforto sulla strada che abbiamo preso, riguardo al fatto che l'abbiamo presa in modo serio. Perché voglio aggiungere solo questo e poi cedo la parola ai protagonisti veri di questo evento. E in realtà io credo che quando facciamo una cosa a scuola la dobbiamo fare bene,
perché farla in modo approssimativo e fare, dare ai ragazzi l'idea che le cose si fanno tanto per farle o che si fanno per fare una passerella finale è di per sé, a mio avviso, fortemente diseducativo. Io credo che i ragazzi questo l'abbiano compreso. Abbiamo anche il piacere di vedere ragazzi che sono usciti dal liceo e che continuano non soltanto a venirci a trovare, ma a frequentare addirittura il laboratorio teatrale. Abbiamo avuto in passato alcuni dei nostri attori, dico tra virgolette, che lo sono diventati davvero, frequentando anche scuole di teatro anche fuori alla Sicilia, a Roma, a Milano, e quindi è una palestra e anche una funzione orientativa e soprattutto ha la funzione, e chiudo, di armonizzare caratteri, talenti, competenze, abilità, intenzioni, di smussare gli angoli, di insegnare a vivere insieme per un prodotto finale. Credo che sia molto importante questo. Professoressa Carmen Cera, buongiorno. Lo ricordava il preside Fausto Clemente, da tanti anni lei segue questo, vabbè, ci diamo del lei, ma è un lei così, no. Un lei da trasmissione, assolutamente è un lei da trasmissione, assolutamente no. Indubbiamente è stato detto pure prima, ma gradirei che venisse ripreso questo passaggio, il rapporto che si crea con i ragazzi, il rapporto relazionale, perché dal mio punto di vista non ci può essere trasmissione di sapere se non si crea prima un rapporto relazionale. Allora, intanto insomma ti ringrazio a nome di tutti noi per averci ospitato qua, sei una persona vivace, così lo è la tua radio, dico insomma è intellettualmente vivace, e quindi intanto complimenti per le tue attività, iniziative. Il laboratorio, io dico che tutto quello che si insegue oggi nella scuola e con cui spesso si riempiono carte, in un laboratorio spesso si realizza, no? Ci sono parole che spesso diventano troppo usate, come partecipazione, come condivisione, come rispetto dell'altro, come, voglio dire, per magia in un laboratorio, senza che tu le insegua, si prendono vita, proprio prendono vita in maniera naturale. Io vedo tra di loro assolutamente appoggio l'uno dell'altro, condivisione, responsabilità. Quante volte diciamo: ah, oggi i ragazzi sono inaffidabili, non sono responsabili, dici di fare una cosa e non la fanno, ti danno un appuntamento, non lo so che cosa accade. Invece questo all'interno del laboratorio è naturale, loro continuano a lavorare durante l'estate, sono puntualissimi insomma agli appuntamenti, orari quali 14:30, 19:21, e questo avviene tutto una magia. Forse ci spinge anche a rivedere ciò che facciamo di mattina, ciò che facciamo in maniera curriculare, perché in un laboratorio è possibile, e invece questa identificazione spesso non c'è con quello che studiano, con quello che fanno di mattina. E così cerchiamo per esempio il benessere per i ragazzi, loro stanno bene all'interno del laboratorio, ciò può non accadere in classe, oppure cerchiamo percorsi di legalità. Ecco, spesso dico sempre, io alle gite mi capita di vedere qualche comportamento scorretto, è 13 anni, 12 anni che seguo il laboratorio, ne parlavo col preside, nemmeno ricordavo insomma gli anni precisi, ma io devo dire che non mi sono mai accorta di comportamenti scorretti, di uso magari, cioè ne possiamo parlare, l'alcol oggi è una piaga, non mi è mai capitato di trovare un atteggiamento di questo genere. Quindi io da parte mia auguro a qualsiasi docente un sano laboratorio teatrale, veramente, è l'augurio che faccio ai miei colleghi, questo è quello che posso dire. Io ti ringrazio anche perché su queste parole, un sano laboratorio teatrale, Dario e Federica sono proprio due ragazzi, scusate se uso questo termine che può sembrare paesano, dalla faccia pulita. Io ne sono felicissimo, perché si deve essere belli dentro e lo si deve essere pure fuori, però in base anche a quello che ha detto la professoressa Carmen Cera, ecco, essere
essere edulcate durante un percorso anche a determinati atteggiamenti, ad un modo di dire, ad un modo di comportarsi, poi questo nella società e nella vita paga in modo positivo. Quindi che ben vengono queste attività e iniziative che si affiancano a quello che dicevo prima, la scuola del dire. Signorina Federica, complimenti, già gliel'avevo detto da prima. Come vivete questi momenti con la professoressa Carmen, che ripeto conosciamo da sempre, si può dire, e sappiamo benissimo, al di là della sua professione, proprio con quanto entusiasmo, amore, lei cura anche i vostri movimenti. Prego. Dunque, innanzitutto io tengo a precisare che all'interno del laboratorio teatrale si tende ad eliminare determinati rapporti, quali alunno-professore, quale professore-preside, e devo dire, grazie a questa esperienza io usufruisco, perché in un certo senso è come se la scuola mi desse la possibilità di appunto fare una cosa del genere. Usufruisco di questo servizio a tutti gli effetti da 5 anni e penso di poter affermare che penso di poter affermare che di fatto non ci siano questi rapporti. Vorrei parlare di ciò che è successo a Grosseto durante perché poi nel momento in cui andiamo al di fuori della scuola andiamo a confrontarci anche con persone che intraprendono determinati percorsi come il nostro, andiamo a confrontarci e davvero fare un'analisi introspettiva del nostro laboratorio teatrale. Ci è venuto durante l'intervista che gli organizzatori ci hanno fatto, è venuto fuori che la caratteristica fondamentale, la parola chiave del nostro laboratorio è lavorare insieme, lavorare alla pari in qualunque momento, ed è proprio l'annullamento di determinate formalità di rapporto che ci ha permesso di lavorare bene. Tra l'altro il laboratorio, il lavoro che poi spesso portiamo in scena è sempre lo specchio di ciò che facciamo, perché non è altro che il risultato di un lavoro innanzitutto morale che facciamo durante il percorso. Poi lo spettacolo è semplicemente il lavoro finale che si concretizza magari in 2 o 3 settimane, se non di meno. Perciò quello che andiamo a mettere in scena è sempre uno spettacolo corale, un lavoro, il risultato di un lavoro di insieme, perché a noi piace così, a noi piace conoscerci, a noi piace essere in un certo senso interscambiabili, ma non nell'annullamento dell'individualità, però ognuno è parte di un'unità stessa, e quindi questo ci aiuta sicuramente a lavorare bene e ci fa stare bene, non ci pesa dopo gli scrutini andare a scuola fino al 20 luglio con il caldo e tutto il resto, è sempre un piacere. Federico, un lavoro... Dario scusami, un lavoro d'insieme. Ecco, soffermiamoci su questa frase, perché dal mio punto di vista è molto ma molto profonda e importante, perché oggi purtroppo se vediamo alcune cose è perché non c'è questo lavoro d'insieme, perché secondo me ci sono troppi personalismi, ci sono troppi egoismi insieme. Eppure attraverso anche questa attività, Dario, ecco, si arriva ad un lavoro d'insieme che poi non va soltanto ad esaurirsi con la rappresentazione teatrale, perché si è anche fuori dai soliti ambiti in cui vi trovate e anche fuori riuscite a mettere in campo questo lavoro d'insieme. Assolutamente, intanto buongiorno a tutti. Io vorrei presentare la mia esperienza. Questo è il mio primo anno che faccio laboratorio teatrale, no? E io neanche ci pensavo, neanche sapevo dell'esistenza di questo laboratorio a scuola. Un giorno la professoressa Cera mi dice: perché, mentre io stavo leggendo un argomento di antologia latina, mi ha detto: perché non provi a venire al laboratorio? Allora io il pomeriggio sono andato e non conoscevo nessuno, conoscevo soltanto una ragazza. Le posso dire che piano piano mi sono inserito e siamo appunto lavoro di insieme, ma soprattutto è diventata una vera famiglia, nel senso che ogni volta io con la stessa Federica la chiamo, ciao Federica, cosa fai? Insomma, siamo diventati molto amici.
io non, cioè, non pensavo che il teatro mi potesse dare la possibilità di cambiare un pochettino il mio carattere, perché anche prima, cioè, non, ero una persona molto timida. Molto timida, nel senso che a salire sul palco, ma chi ci pensava? Cioè, è proprio una cosa che per me è assurda. E tramite l'armonia che si è instaurata in questo gruppo, perché ormai siamo veramente degli amici strettissimi, e lavoriamo con questo spettacolo da più di un anno ormai. E proprio siamo diventati uno sostituisce l'altro durante lo spettacolo, magari uno dimentica la battuta, subentra l'altro, e questa è la cosa, è successo più volte, e questa è la cosa proprio che ci ormai è diventato nostro in qualche modo. Ecco, il lavoro di insieme, imparare il copione tutto a memoria, ormai siamo proprio in sintonia. Chi magari si sente un pochino non sicuro su una battuta, la dimentica in un, magari l'emozione, subentra l'emozione, c'è sempre l'altro a riprenderlo. È sempre stop vai, tutto ad incastro. Appunto. Se permetti, Pino, che sì. Quello che diceva Dario, a proposito di quello che diceva Dario, è quello che diceva Carmen Cera poc'anzi. Il fatto che il testo, pur trovando spunto molto spesso in questi anni da testi già prodotti o da addirittura testi teatrali o da una traccia di sceneggiatura che poi viene affidata, è stata affidata a chi poteva stenderla con competenza, però il testo è stato sempre costruito, diceva Federica poc'anzi, che il testo è stato sempre assimilato attraverso un dibattito, seduti attorno ad un tavolo. Per cui in qualche modo il testo è stato l'occasione di una riflessione, e la scelta quindi anche degli argomenti non è stata casuale, perché il nostro percorso ha avuto sempre come meta un impegno civile e sociale. Anche quando abbiamo scelto, diciamo, tematiche abbastanza crude, perché non sempre, dico, le tematiche, abbiamo fatto anche cose che erano accompagnate da un sorriso, però abbiamo anche scelto tematiche impegnative, come quella di quest'ultimo spettacolo, La scena prima, che è uno spettacolo che ti colpisce, cioè anche perché è serrato con un non stop and go, no, come dicevo poco fa Dario. Il fatto è che è questo che proprio che crea. E poi vorrei ricordare prima che dobbiamo molto a chi ci ha accompagnato in questi anni come regista, perché anche se non è qui fra noi in questo momento, io voglio salutare Anton Giulio Pandolfo, che è riuscito ad avere con il tutor del laboratorio, con me personalmente ritengo, e con i ragazzi, un feeling che è un feeling non soltanto emotivo ma anche professionalmente efficace, perché i risultati sono quelli che abbiamo conseguito con questo spettacolo e in questa circostanza. Quindi. Ecco Fausto, io lo so, è domenica, dovremmo trovarci a mare, tutte cose queste, però sentire questi discorsi, siccome sono completamente in linea nella scuola che ho l'onore di dirigere, io lo ribadisco, per me viene prima questo aspetto, ecco, perché condividi questo modo di, ecco, fare scuola, e questo, ecco, lo dico con piacere, l'occasione, ne approfitto anche di questa occasione di rivolgermi ai signori docenti e dire: cari colleghi, o adesso cominciamo a capire qual è proprio la via da seguire, perché questi ragazzi che abbiamo ascoltato anche stamattina hanno bisogno anche di questo tipo di rapporto. E questo rapporto non può essere soltanto quello della scuola trasmissiva, come qualcheduno ancora pensa, che poi porta agli egoismi, poi porta ai personalismi, poi porta a tutte quelle situazioni di conflitto che non ci consentono intanto di conoscere i ragazzi, e se non conoscono non riesco manco a valutare. Ognuno di loro ha la propria personalità, ognuno di loro ha il proprio modo di pensare, e siccome oggi i media non ci aiutano, la scuola, un'attività come quella laboratoriale, è un momento talmente interattivo
che le mette nelle, li mette nelle condizioni di andare a rielaborare anche determinate situazioni che vedono in questa società e sono quelle che c'è. Ecco perché mi sento deliziato da questi vostri interventi e sono felicissimo quando nella mia scuola, e meno male che ho questa scuola, perché mi propongono sempre quegli aspetti che vanno intanto alla conoscenza del ragazzo, intanto, e dopo a tutto quello che si può innestare, non utilizzo magari un termine tecnico, dopo aver conosciuto il ragazzo e come poterlo fare. Io sono veramente felicissimo non solo dell'attività laboratoriale, perché vi seguo spesso, le attenzioni dal mio punto di vista nel riguardo del Niccolò Palmieri, perché mi piacciono le iniziative che sono e le tematiche che vengono rivolte esclusivamente al sociale, perché secondo me oggi la scuola ha anche questo compito di proporsi dove altri non si propongono, e penso che il Palmieri l'ha sempre fatto, lo fa e lo continuerà a fare egregiamente. A Carmen desidero chiedere, Carmen, questo comporta anche da parte tua, quando hai iniziato più di 10 anni fa, un modo di pensare e di rivedere la tua professione, perché indubbiamente noi abbiamo riceviamo la invito a nozze e in quel momento là, oltre ai titoli che ci consentono di insegnare, di fare i capi di istituti, però ci siamo riviste e ci dobbiamo continuare a rivedere in base a quello che la società attuale chiede. Carmen. Allora, per mia natura non amo ciò che è statico, ciò che è fermo, ciò che non si muove, e quindi sicuramente poi soprattutto quella nostra è una professione che, se non è in perfetta sintonia con ciò che accade, diciamo, all'esterno, con ciò che è una professione che non ha senso. Capisco, diciamo, non è che gli altri, voglio dire, non capiscano, ma spesso è meglio non vedere, perché ti fa stare, voglio dire, comodo su ciò che fai, ma si capisce bene ciò che i ragazzi, voglio dire, gradiscono, ciò che i ragazzi non piace. Cioè, è sicuramente una professione che esige fatica, perché rinnovarsi, riammodernarsi, rivedersi, e ciò esige fatica mentale, ma anche fatica fisica, nel senso di formarsi, di studiare, eccetera. Però dopo è una grande soddisfazione, anche per quanto riguarda, tu parli di lettura civile della società, ma quanti progetti, quante vetrine che spesso non colpiscono l'obiettivo, non raggiungono l'obiettivo, però dici legalità. Io devo dire che la nostra scuola, tu parlavi di docenti, io parlo di docenti e dirigenti scolastici, devono avere insieme questa lucidità di capire ciò che serve ad una scuola e invece di capire ciò che è superfluo e non perdere tempo. Quindi essere sicuramente la scuola vigile, sentinella, sapere interpretare ciò che accade fuori, anche, ripeto, attraverso i curricula, attraverso l'attività, quella mattutina tradizionale. E quindi sicuramente per quanto mi riguarda, voglio dire, interrogarmi fa parte di me stessa, perché, ripeto, odio ciò che è statico, ciò che è fermo, ciò che non si muove. E per quanto riguarda, volevo aggiungere questo, tu parlavi di teatro civile, sì, l'abbiamo fatto anche con coraggio, e le scelte sono state sincroniche, sia da parte del nostro dirigente, che è un uomo di verità, un uomo, voglio dire, che ama dire le verità, e da parte nostra, da parte anche dell'esperto esterno. Se no è inutile parlare di impegno civile, perché diceva Sciascia, la verità che verità è se non fa male, e quindi così. Siamo completamente in linea. Ecco, prima di salutarvi, Federica e Dario, poc'anzi avete detto, per noi a chiusura dell'anno scolastico continuare col nostro lavoro è un fatto di ordinaria amministrazione. Ecco, questo è come impiegare in modo sano e produttivo il vostro tempo libero. Tu però sei impegnata con gli esami di Stato che iniziano mercoledì, e quindi i migliori in bocca al lupo. Ora io lascio al Presidente Fausto Clemente proprio uno spazio per salutare
tutti i ragazzi che con la prima prova di mercoledì, con la prova di italiano, inizieranno il loro esame di Stato. Io non ti voglio far parlare a consuntivo e nemmeno ti voglio far parlare dell'esame di Stato, però noi magari ci rincontreremo a Pollena. Io oggi non parlerò della rassegna del teatro di Pollena, perché ci sarà una puntata speciale che ogni anno dedico, lo faccio con tanto piacere, perché è una manifestazione alla quale in tanti crediamo. Mi auguro che non sempre le istituzioni ci credano in questa manifestazione, ma noi ci crediamo, operatori della scuola. Ecco, tu di fatto vai, e questo è da parte mia i migliori in bocca al lupo per il tuo esame, vai a concludere un percorso con l'anno scolastico 2011-2012. Cosa secondo te ti porti dietro con questo percorso che hai vissuto allo scientifico Niccolò Palmieri di Termini Imerese? Io a questo punto è d'obbligo ringraziare il liceo scientifico Palmieri per avermi dato tante di quelle opportunità che forse insistentemente ho voluto captare dalla prima all'ultima. In particolare, ovviamente, per tutti e cinque gli anni questo laboratorio teatrale, perché molto più di ciò che può accadere in un'aula con i compagni e i professori mi ha fatto crescere, e sono sicura che uscendo da questa scuola ho la cosa più importante, un occhio critico per andare a capire di fatto cosa mi sta di fronte, un futuro universitario e quant'altro. Ovviamente spero di poter continuare anche da lontano questo percorso con il laboratorio teatrale, perché come hanno detto i ragazzi si rimane così talmente legati che anche non importa, noi siamo al di fuori della scuola, è come se fossimo una compagnia quasi indipendente sotto questo punto di vista. Quindi scuola o non scuola, io ogni pomeriggio andiamo a fare le prove, non importa, gli esami ci sono, sono un passo e sono cosciente di doverli fare, perciò non c'è alcun problema. Dario, ve li coccolate voi in modo, voi che siete di quarta, vi coccolate in modo particolare quelle di quinta, perché sono impegnate, o sono da esempio, perché lei sta dicendo sì, gli esami ci sono, fanno parte del nostro percorso scolastico, però noi continuiamo la nostra attività. Ma guardi che non sembra proprio che Federica deve affrontare gli esami di maturità completamente e serenissima, un esempio veramente esemplare. Che sfortunatamente ci debba lasciare, insomma, ci fa piangere un pochino emotivamente, in qualche modo, appunto, un lavoro di insieme. Io oggi ritornerò a casa dopo la trasmissione con un pizzico di entusiasmo in più, perché quando ho il piacere di parlare con voi e di ascoltarvi in questo modo, io mi convinco sempre più che certi aspetti della società possono cambiare, e sono sicuro che cambieranno, e anche della scuola, guarda, e noi dobbiamo ragionare in positivo. Preside Clemente, lei è presidente d'esame, noi non diciamo dove, perché assolutamente no. Domani le commissioni saranno operative, si insiederanno. Ecco, a lei come presidente, caro Fausto, cosa possiamo dire a questi ragazzi? Ma io direi a tutti innanzitutto di affrontare l'esame con serenità, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto in un percorso di 5 anni ciò che si poteva fare. Non si arriva alla meta tutti allo stesso modo, ci si arriva diversamente per quello che si è, per quello che si è fatto e così via. C'è una legittima attesa anche da parte di chi ha qualcosa da rimproverarsi di avere successo nell'esame. Io penso che c'è tutto il tempo per affrontare anche in questi giorni alcune fragilità eventuali della propria prestazione, ma la cosa fondamentale è arrivare all'esame con verità, ecco, perché molto spesso capita, io faccio il presidente di commissione da tanti anni, ovviamente, come tu sai, molto spesso capita che chi va all'esame e pensi di dover imbastire una risposta o delle risposte a quello che la commissione va cercando, cioè di accertare una preparazione di massima che non corrisponde a quello che si è. Io credo che l'invito che posso fare a tutti i candidati è di essere autentici, cioè di pensare in questo momento a cosa si è e a quello che
è più vicino alla propria sensibilità. Fare le scelte anche in sede d'esame, sia negli scritti che negli orali, e parlando con un orecchio attento alle corde più sensibili della propria anima e della propria preparazione, naturalmente, quindi alle proprie attitudini e dei propri interessi. E poi considerare l'esame come una prova. Attenzione, io devo dire una cosa che mi pare importante. Ci accorgiamo molto spesso, in questi anni mi sono accorto, che i ragazzi vivono la verifica, il confronto, come una sorta di competizione, come una sorta di momento in cui si subisce un giudizio più che si verifica e si controlla se stessi. Ora, prendete l'esame come un discorso da fare non agli altri ma a voi stessi. Prendete l'esame come qualcosa che è alla fine di un cammino, e rendetevi conto che comunque quel cammino è stato fatto, e credo che nessuno di voi abbia fatto un cammino inutile o un cammino in cui non ci sono tante cose da ricordare, perché tante cose sicuramente si sono costruite. Quindi in bocca al lupo a tutti, non si fanno auguri per gli esami, così come non si fanno per nessun tipo di prova così cruciale. Vivete questo momento anche con entusiasmo, perché è l'ultimo rito di iniziazione che la società dei consumi ha lasciato. Non è a valore in sé. Vorrei anche dire, tra parentesi, soltanto in nota, che posso darvi una dritta: è difficile che qualcuno non superi l'esame di Stato. E quindi andate tranquilli, perché per non superare l'esame di Stato bisogna metterci molta molta buona volontà. In bocca al lupo. Grazie Fausto. Carmen, proprio nei saluti finali, grazie intanto per essere stati qua presenti oggi negli studi di CRM, grazie per l'intervista che avete rilasciato, in particolare grazie ai ragazzi, perché so che anche per loro è domenica. Carmen, e loro cosa ti lasciano a te, i ragazzi? Non me le devi fare queste domande. Ti faccio quella di riserva. Chi mi conosce non me le fa. Una sola risposta: è senso alla mia vita e senso alle scelte che ho fatto. Ti ringrazio. Ringrazio il preside Fausto Clemente, ringrazio la professoressa Carmen Scera, ringrazio i due ragazzi, Federica La Placa e Dario Pagano, orgogliosi della vostra identità anche scolastica. Niccolò Palmeri di Termini Imerese, arrivederci ad una prossima occasione di incontro, perché sicuramente ci incontreremo a Pollena. È sempre a De Maiora, perché ripeto, grazie a voi per noi ci sono quelle speranze che potrebbero diventare certezze. A tutti una buona domenica, grazie. Grazie. E linea alla regia.